Ciao a tutti, sono Giusy e ci troviamo al Ballroom Party Days. Sono adesso in compagnia di Gloria Veta e Genesio Rocca, due pilastri della famiglia Gemar. È per me un onore avervi qui con me. Buongiorno Giusy, grazie di averci ricevuto. Piacere nostro. Sì. E grazie ovviamente a tutta l'organizzazione Ballroom Party per questo meraviglioso evento. Da quello che avete potuto vedere, dalle prime, le prime composizioni che hanno fatto gli istruttori insieme a tutti i partecipanti, vi sta piacendo quello che hanno realizzato? Assolutamente sì, dobbiamo dire che ormai Ballroom Party e il Ballroom Party Days è un evento di riferimento a livello nazionale per quanto riguarda questo settore e vediamo sempre cose nuove, cose belle e interessanti. Benissimo, ci fa super piacere. Sappiamo che Gemar è da sempre molto attento riguardo l'impatto ambientale e sappiamo che state anche realizzando molte campagne riguardo la sensibilizzazione. Cosa possiamo fare noi che lavoriamo quotidianamente con i palloncini per rendere l'uso del palloncino più sostenibile? La cosa importante innanzitutto è l'informazione. Cioè dare le giuste informazioni ai propri clienti per spiegare che tipo di prodotto si sta utilizzando. Gemar è un prodotto sostenibile e diciamo abbastanza all'avanguardia per quanto riguarda il settore del party e del palloncino. Direi forse uno dei prodotti più sostenibili attualmente sul mercato, che in quanto certificato 100% a base biologica, quindi prodotto con materiale rinnovabile, e certificato per questo e oltretutto da quest'anno anche tutta la filiera attraverso le forniture che vengono maggiormente da piantagioni che sono 100% FSC. Benissimo, quindi mi raccomando, sensibilizzate sempre i vostri clienti e fategli sapere quale materiale state utilizzando. Esatto, e l'altra cosa importante è che i palloncini lattici non sono plastica, i palloncini lattici sono, fatti con lattice naturale di gomma e l'altra cosa importante è l'uso corretto del prodotto. Diciamo che al termine di qualsiasi manifestazione o evento è importante disporne in modo appropriato. Esatto, ricordiamo che è fondamentale per voi la campagna che avete fatto e per noi che lo utilizziamo il non rilascio dei palloncini in aria e anche la corretta, il corretto smaltimento una volta finito, quindi che non va buttato nella plastica in quanto non è plastica, come ci ha già detto. Ormai Ballroom Party è una bellissima realtà qui in Italia ed è il vostro principale rivenditore. Cosa ne pensate dell'azienda e quali sono gli aspetti che vi piacciono di più? Ma allora, l'hai detto già tu, essendo uno dei nostri principali rivenditori, tecnicamente già eccelle. Cosa ci entusiasma? Ci entusiasma comunque un'azienda dinamica, un'azienda giovane, un'azienda comunque che ha portato tanta innovazione nel modo di proporre il prodotto, nel modo di venderlo. Ecco, già l'evento di oggi è un evento importante che comunque di questa caratura in Italia un evento del genere mancava da tanto tempo. Esatto, ed è fondamentale questo. Come hanno detto anche gli istruttori, sentono proprio il senso di famiglia. Esatto, in questa azienda. Sì, si può integrare. Diciamo che è un'azienda di famiglia che rispecchia molto anche i nostri valori. Noi siamo un'azienda di famiglia che si tramanda questa tradizione della fabbricazione di palloncini da oltre 4 generazioni. Per cui diciamo che tra Gemar e Ballroom Party ci sono molte affinità. Esatto. E dato che appunto la vostra famiglia si occupa di palloncini veramente da tantissimo tempo, quali sono gli aspetti che vi piacciono maggiormente del mercato oggi, dei palloncini, e secondo voi come evolverà il mercato dei palloncini nei prossimi 5 anni? Beh, qui puoi rispondere tu, dai. Questo è... Sappiamo che il mercato è cambiato tantissimo. Cambia velocemente, il problema è che non nei prossimi 5 anni, è che ormai cambia ogni 6 mesi, quindi... Cambia veramente in modo rapido. Noi quello che possiamo sempre consigliare è quello di essere sempre attenti alle esigenze del cliente. Diciamo che se si segue attentamente la propria clientela non si sbaglia e si riesce sempre a dare quella risposta che
avviene attraverso il prodotto e il servizio. Quindi secondo noi il mercato cambia sempre in modo veloce, però le aziende che sono più intuitive ad ascoltare il mercato e soprattutto i propri clienti saranno quelle che avranno maggior successo. Esatto, diciamo che su questo voi siete veramente bravissimi, perché grazie, solo negli ultimi mesi avete lanciato sei colori nuovi che sono veramente, a parte, bellissimi. Grazie. Okay, dall'utilizzatrice vi dico che sono veramente stupendi e danno al cliente, inteso come noi professionisti che utilizziamo i palloncini, quel piacere di lavorare con un'azienda così, perché appunto ci aiuta a proporre al nostro cliente finale un dettaglio in più, qualcosa di molto particolare, e quindi questo è veramente molto piacevole. Beh, allora adesso una domanda la facciamo noi a lei: il suo colore preferito? Allora, a me ovviamente, io sono un amante del rosa, quindi il nuovo rosa conchiglia è bellissimo, che si abbina molto bene al vino. Perfetto. Quelle sono le mie due combinazioni preferite. Perfetto. Sì. Altra domanda. Adesso andiamo un po' più sul personale, se posso. Okay. So che avete due bellissimi ragazzi. Perché somigliano al papà. Questo sì, questo sì. Diciamo di sì per farlo contento, come tutti i papà, ovviamente. Quindi sì, sono tutto il papà, per questo. Perfetto. Sapevamo che erano i loro figli. E volevo dirvi, dato che anch'io sono mamma, voi però vi occupate di un'azienda veramente importante che ha delle esigenze come azienda. È stato difficile, soprattutto all'inizio, quando erano più piccoli, riuscire a gestire quelli che erano gli impegni aziendali che bisognava portare a termine con gli impegni familiari che ovviamente non potevano essere tralasciati? Beh, qui dovrebbe rispondere la mamma, perché tecnicamente il compito più arduo è stato quello della madre, insomma, perché noi viaggiamo tanto anche all'estero, quindi già da subito il soprannome di nostra figlia era pacco postale, perché ogni tanto quando dovevamo partire sì, la posizionavamo insomma dai nonni nell'ovetto già tutto pronto, sì. C'avevamo il kit viaggio anche per lei, trasferta, per lei, noi avevamo il kit viaggio e il kit trasferta, sì. Quindi diciamo che è difficile, come lo è per tutti. Noi diciamo, la Gemma per noi è il nostro terzo figlio. Quindi diciamo che sì, un sacrificio, ma con tanto piacere, e spero che abbiamo trasmesso questi valori anche ai nostri figli, che spero che ci susseguiranno in questa avventura. Sì. Diciamo che è stato sicuramente arduo, ma l'abbiamo potuto fare anche grazie alle nostre rispettive famiglie, altrimenti sarebbe stato veramente cosa difficile. Quindi siamo stati fortunati in questo, a poter contare, sì, insomma, sui nostri, sì, genitori. Certo, l'aiuto della famiglia è sicuramente fondamentale, sì, perché sennò non riusciamo a fare tutto quello che, sì, ci tocca fare. Bene, quindi mi hai anticipato la prossima domanda prima. Secondo voi, per come avete visto adesso finora i ragazzi, che sappiamo la grande, appunto, quanti anni ha adesso? 19, appena iniziato, piccolo, l'università. Ok, invece il piccolo? 14. 14. Vabbè, sì, 14. 14, quasi, sì, sì. Ok, secondo voi, per come li avete visti al momento, vi sembra che potranno seguire un giorno le orme della vostra azienda, quindi continuare, oppure preferiranno avere una loro carriera? Beh, forse è presto dirlo, però sembrano tutti e due interessati, quindi questo già è tanto. Un buon segnale comunque. Esatto, chiaramente noi veniamo da una tradizione, considera che io sono la quarta generazione, quindi sono più di 120 anni che facciamo questo lavoro, quindi uno spera che, però poi uno, ecco, per i propri figli vuole, certo, fondamentalmente la loro felicità, quindi questo è un lavoro che se lo fai con passione, lo devi amare, allora lo fai bene, altrimenti no, mi puoi capire, esatto, insomma, esatto. Quindi, non si riesce a trasmettere, come dicevamo, sì, prima, esatto, anche noi, quella sensazione, sì, al, esatto, cliente. Noi cerchiamo di trasmettergli tutto l'amore per il nostro lavoro e la passione, quindi sì, ci auguriamo che... Per continuerà. Quello che ci riguarda, gli stiamo cercando di dotare degli skill e delle, insomma, di tutte le cose di cui avranno bisogno per poter volare autonomamente. Sperando che poi questo volo li porti al nido. Esatto.
possono, diciamo, fare dei giri, guardare le varie opzioni, sì, esatto, per poi magari fare, sperare che... fare qualche, sì, esperienza, e poi, esatto, spero, insomma, che tornino. Esatto, che comunque, sì, anche le varie esperienze fatte all'estero, ma comunque anche in Italia, sì, aiuteranno a incrementare quello che comunque è il loro cassetto di conoscenze che, sì, potranno mettere a disposizione, se vorranno, appunto, sì, dell'azienda familiare. Sì. Bene, grazie del vostro, grazie, tempo, grazie, è stato, Giuseppe, per me un, grazie, piacere chiacchierare con voi. E allora godetevi questi ultimi giorni al Balloon Party Days. Grazie, grazie ancora. Grazie a te, grazie, ancora. Grazie, e poi un ultimo ringraziamento a Cristian, Manuela e tutta la famiglia Balloon Party. Balloon Party. Grazie, 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 grazie a tutti. Grazie.